però. E abbiamo questa fortissima disparità. Oh, questo è un problema per il sindacato enorme, enorme, enorme. E io che non sono, che non vivo fra voi, me ne rendo conto e mi rendo conto delle vostre difficoltà. Però diventa la rinascita della politica, la necessità della rinascita della politica, perché il lavoro viene ridistribuito. Viene ridistribuito quel poco che c'è alle categorie estremamente svantaggiate, più deboli, precarie, eccetera, eccetera, e non c'è un riassetto politico che porti questo, che è un riassetto estremamente complesso, perché va sulle cose scomode della politica di oggi, va sull'aspetto fiscale. Voglio dire, io quando leggo, scritto bene, con intelligenza, l'aliquota unica, dico, ma abbiamo perduto l'anima? Voglio dire, in Italia un'aliquota unica, per tenere il bilancio dello Stato, dovete mettere 40-45%. Cosa facciamo a pagare? Il 45% è uno che guadagna 20.000 euro all'anno? È lo stesso a uno che guadagna 20 milioni di euro? Cioè, veramente dico, ma dove andiamo a finire? Perché tutto questo si basa poi su un altro... No, sono troppo lungo, fra poco finisco, non preoccupatevi. Questo si basa su una... Su, tutte le cose nascono da un'ideologia, per questo che è importante... La politica, il pensiero, si basa tutto sul famoso Reagan, Thatcher, che conosciamo tutti bene, no? Che dicevano, no, guardate che l'iniquità cresce, l'investimento e va tutto bene nella curva di Laffer, tutte quelle belle storie lì. E è interessante perché l'elettorato ci ha creduto e ci crede ancora anche quello che viene sfavorito. Cioè, se voi parlate di semplificazione, di aliquota fiscale, ma guardate che avete un coro di sì, perché semplifichiamo finalmente, tutto è chiaro, eccetera. Dico, ma che cosa succede? E che cosa succede?